non potete nemmeno immaginare quanto fosse felice la vita in casa di mio padre. Sono un consigliere titolare, un uomo spalmabile. Io non ho potuto scansarlo, non andavo di corsi, ho gridato: "Brava, perché io spostatevi!" Lasciatela almeno morire in pace! Adesso sbrigatevi! Mi è mai capitato di chiedere aiuto senza speranza? Padre! Perché dovete sapere che mia figlia si prostituisce. Venite a vedere questo spettacolo meraviglioso! Metti rubli! È un furto! Non più speranze nei sogni di allora. Chi oserà avere pietà di uno come me? Lo vedete come ci ha ridotti? Crocifiggermi dovete! Inchiodarmi sulla croce! Sonia, prendili presto! Di noi miserabili avrà pietà soltanto colui che avrà pietà di tutti.